Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tutta la sala diventa tua. Ti rendi conto di cosa puoi essere? Arriva finalmente al cinema il film che è già leggenda. Let's go! Bohemian Rhapsody, dal 29 novembre al cinema. Ho avuto una strepitosa idea. Le mie storie della scuola. Sì, potrebbero diventare il mio nuovo romanzo. Tratto da una storia vera. Io continuerò questo percorso, perché lo voglio. Keira Knightley è Colette. Spregiudicata, trasgressiva, rivoluzionaria. La mano che tiene la penna scrive la storia. Colette, dal 6 dicembre al cinema. Ma... Oggi faremo delle cose cattive. Le faremo con stile. Dai creatori di Cattivissimo Me. So esattamente cosa fare. Diventerò Babbo Natale e ruberò loro il Natale. Siete pronti per le feste più cattive della storia? Alessandro Gassman è il Grinch, da giovedì 29 novembre al cinema. Siamo qui perché Stanira ha lanciato una pietra e ha sfondato la finestra. E non solo la finestra. Era solo un piccolo incidente. Noi non paghiamo. Ma si trasformò in qualcosa di molto più grande. Tu hai picchiato mio figlio. Sono stato provocato, ecco, provocato. Ma lei vuole scatenare la terza guerra mondiale. È guerra fria! La prima pietra, dal 6 dicembre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ciao a tutti e bentornati al consueto appuntamento del mercoledì mattina con questa trasmissione dedicata alle grandi tematiche affrontate sul grande schermo. Settima puntata, sette, come la settima arte, qual è l'arte cinematografica? Stamattina ho davvero il piacere di avere come ospiti due grandi amici, due veri cultori del cinema, nonché curatori dell'associazione Mabuse Cine Club, che si occupa, tra le altre cose, di divulgare a livello locale, non solo la cultura cinematografica. Ragazzi, ciao, ben trovati. Ripeto, sono davvero molto contenta. Passerei subito alle domande. Vi chiedo di presentarvi, così vi fate conoscere al di là delle persone in ascolto che già vi conoscono, di parlare del Mabuse Cine Club e come agisce a livello territoriale. Prego, Luca. Te che sei presidente. Io sono Luca Barnes, sono il presidente attuale del Cineclub Mabuse, che è stato costituito 20 anni fa, nel febbraio del 1998, con amici che allora erano molto più giovani di adesso. Eravamo universitari e quindi volevamo, di ritorno, ecco, mi ricordo di ritorno dal Festival di Venezia, decidemmo di fare un'associazione che si occupasse di cinema, e allora ci informammo e allora costituimmo questa associazione. Il nome venne dal personaggio di un film molto noto di Fritz Lang degli anni 20, e poi cominciamo allora al cinema Borsi di Prato. Là lavoravamo insieme, no? Lo svegliamo, abbiamo lavorato non insieme. Non proprio in quegli anni, perché... Però al Borsi abbiamo lavorato insieme. Andavi neanche io. All'elementare, forse. Non c'eri neanche tu. No, io ma ancora meno di lei. Sì, però siamo stati lì fino al 2013, no? Fino al 2013, poi purtroppo il Borsi ha chiuso, anche se ha riaperto di recente, e quindi ci siamo spostati da un paio d'anni al terminale, che quindi voi, Filippo, della città. Vi occupate di rassegne? Sì, ci occupiamo di rassegne. Io nel 2010, sono entrato nel Cineclub, quando ancora il Cineclub era appunto al Borsi e già si occupava di rassegne tematiche su autori, su periodi storici del cinema e quant'altro. E poi abbiamo continuato l'attività appunto al cinema terminale, continuando questa serie. Da quanto serie. Questo al terminale? Dal 2016 abbiamo riaperto il terminale con una rassegna su Dolan, e adesso appunto siamo ospiti ancora del terminale, speriamo per altri 20 anni. Scendiamo nel dettaglio, ospiti al terminale con le vostre rassegne, come scegliete le vostre rassegne, che tipo di lavoro c'è dietro e che tipo di pubblico è il vostro? A voi la parola, scegliete. Ma le rassegne le scegliamo in maniera
collegiale, diciamo. Ormai... ormai siamo rimasti due perché sì, gli altri sono lontani e quindi, anzi, se sono in linea li salutiamo. Sì. Però, e quindi, insomma, dipende da tante cose. Sono proiezioni e rassegne di medio-alto livello che io mi ricordo rispetto magari a ciò che il cinema a livello di, che posso dire, grandi sale può offrire, mi sbaglio? Tu con livello parli di cinema commerciale, esatto, o meno commerciale? Sì. Ah, dipende, insomma. Non ci interessa il cinema commerciale oppure... Anche il cinema commerciale offre tanto, insomma, ci sono tanti registi che sono apparentemente commerciali, ma poi hanno un grande valore anche artistico. Mi fai un esempio di un regista che può essere definito? Esatto, quindi sono d'accordo, sono d'accordo. Uno dei registi più grandi, insomma, che ancora ci sono, sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Quando vengono messe in onda queste proiezioni delle rassegne al terminale? Proiettiamo il giovedì. In onda no, perché è la televisione. Scusami. Messa in onda, messa in proiezione. Dai, perdonatemi. Perdonatemi. E Bacchetta, lui fa sempre Bacchetta, giustamente. Sono, amici, sono una bionda tinta, però bionda molto inside, quindi ogni tanto me lo dovete perdonare. Allora, giovedì, quindi domani, al terminale. Quindi domani iniziamo con la rassegna su Orson Welles, okay, di cui Filippo ci dice qualcosa. A proposito, due domande, Filippo. Orson Welles, ce ne parli, ci introduci a questo grande regista e intorno a questo mi dici come hai lavorato per offrire questa rassegna al terminale. Sì, allora, come avete anticipato voi, domani sera si parte con questa rassegna su Welles, che è una rassegna in realtà tematica su Welles, cioè sui film perduti e ritrovati di Orson Welles. Orson Welles è stato un regista che ha girato 15 film e ne ha interrotti altrettanti, se non il doppio, e quindi questa è soltanto una rassegna parziale con cui noi omaggiamo Orson Welles. E lo facciamo partendo con un'autentica rarità, perché proietteremo domani sera il primo film girato da Welles, che contrariamente a quanto si pensa non fu Quarto Potere, ma questo Too Much Johnson, che è un film del 1938, quando Orson Welles era ancora 23enne, il cui ritrovamento ha veramente del miracoloso, perché si pensava che l'unica copia del film Too Much Johnson fosse andata perduta in un incendio, e invece nel 2008 è stata ritrovata una seconda copia di quale non si sapeva l'esistenza a Pordenone, nei magazzini di stoccaggio pellicole della Cineteca del Friuli. Nel 2013 però... è stata presentata in anteprima mondiale dopo un restauro curato a New York dalla George Eastman House a Pordenone, è stato presentato e è stato poi proiettato poco e male soltanto nelle grandi città, quindi Bologna, Milano, Roma. E abbiamo deciso assieme di portarlo anche a Prato, domani sera alle 21.30. È un film muto, nonostante sia del 38, quindi 11 anni dopo la fine del muto, sì, che Orson Welles girò come contraltare, come contenuto in più a una commedia di cui doveva essere regista, una commedia teatrale, di William Gillett, che però non andò mai in onda, che però non andò mai sul palcoscenico. L'hanno voluta tirare, va bene, no, va bene, ci sto. E quindi praticamente Orson Welles si ritrovò con questo film che non proiettò mai durante la sua vita, ma che a cui teneva molto, tanto che se lo portava spesso in giro nelle sue tournée. Ed è proprio probabilmente quando lui arrivò a Roma nel 1947 che si portò dietro queste casse di Too Much Johnson che rimasero poi in Italia anche a sua insaputa. E lo ritroveremo domani sera alle 21.30, un film brillante in cui già c'è Joseph Cotten, il suo attore feticcio per tanti film, Il Quarto Potere, L'Orgoglio degli Amberson, e la sua moglie dell'epoca, la Virginia Nicholson. Bellissimo, bellissima spiegazione, ho voglia io stesso di venire, e quindi facciamo così.
facciamo riflettere le persone in ascolto sulla spiegazione bellissima di Filippo e ci sentiamo il primo contributo. Ho chiesto agli stessi ospiti di scegliere delle canzoni e quindi adesso ci sentiamo Tom Waits. The birds are in the belfry. The dew is on the moor. Where are the arms that held me and pledged to love me for? And pledged to love me for? And it's such a sad old feeling. All the fields are soft and green. It's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent. When you dream, when you dream, you're innocent. When you I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket, and then I broke her heart. And then I broke her heart. And it's such a sad old feeling. All of the fields are soft and green, and it's memories that I'm stealing. But you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent. When you dream, when you dream, you're innocent. When we're running through the graveyard, and we laugh, my friends and I. We swore we'd be together until the day we die. Until the day we die. Filippo, sono curiosa, dimmi perché hai scelto questo testo. No, beh, ci hai chiesto una canzone a testa che fosse anche inerente al cinema e quindi me ne sono venute in mente tante, però questa mi è sembrata quella più ficcante di tutta la situazione, perché rappresenta il finale. La canzone è Innocent When You Dream di Tom Waits, e rappresenta anche il pezzo finale di un film del 98 che si chiama Smoke, tratto da una sceneggiatura di Paul Auster, diretto da Wayne Wang, nel cui finale c'è la rappresentazione di tutto quello che è il cinema che si fa visione sullo schermo, a partire da una storia che Harvey Keitel, che è uno dei protagonisti del film, racconta a John Hurt. E mentre lui la sta raccontando, metaforicamente, questa prende vita sullo schermo, interpretata appunto dallo stesso Harvey Keitel, nel finale di questo bellissimo film che vi consiglio a tutti, e che tra l'altro è legato anche alla fotografia. Se non... E infatti, proprio per questo, diciamo, lo faccio dire a Filippo, chi sei oltre il Mavuse? Sono un fotografo di professione, quindi questa per me è una passione, quella del cinema. E lavoro insomma anche qui a Prato, faccio parte di associazioni culturali come 16, un'associazione fotografica, e però insomma quella del cinema è una, di fatto una passione che mi occupa molto del mio impegno, molto del mio tempo. Se dovessi
in un numero da 1 a 10, dimmi quanto è importante secondo te la tecnica fotografica all'interno di un film, cosa mi diresti? Per la mia idea di cinema è 10, ovviamente. 10. Un regista, a tuo avviso, in cui anche uno spettatore non particolarmente cultore dell'arte cinematografica può effettivamente notare questa particolare tecnica artistica? Me ne vengono in mente tanti, anche in questo caso. Per rimanere su un autore con la maiuscola, ma che ha saputo negli anni anche fare film con un seguito commerciale, sicuramente Wim Wenders, che assieme al regista è stato anche fotografo, ha cominciato con la fotografia e ha una fotografia sempre, spesso, molto curata nei suoi film. Poi ci sono esempi, soprattutto in Oriente, penso a Wong Kar-wai, penso a tanti autori che fanno della tecnica fotografica, del posizionare le luci. Un punto di riferimento. Assolutamente. Luca, dici anche te chi sei oltre al Mabuse, io lo so, lo diciamo agli ascoltatori, e poi ti faccio una domanda importante anche a te. Ma io lavoro col cinema e quindi sono un esercente indipendente, ma anche da 2 anni lavoro per il Centro Pecci, ecco. Centro d'arte contemporanea Luigi Pecci, da quando hanno riaperto dopo la ristrutturazione una sala cinema, e quindi sono il curatore della programmazione degli eventi cinema del Pecci qui a Prato, e quindi è anche il mio lavoro, oltre alla mia passione. È un lavoro sicuramente impegnativo ed importante a livello di divulgazione della cultura cinematografica a livello locale, come ho potuto specificare all'inizio. Quindi a tal proposito io ti chiedo, Luca, abbiamo avuto modo noi negli anni in cui abbiamo lavorato insieme a Mabuse di confrontarci intorno a quale sia la concezione di cinema. E quindi io ti chiedo oggi, quando tutto corre veloce, i social innescano, secondo me, circoli viziosi contrari alla possibilità di accedere all'arte, cosa deve essere il cinema oggi? Cosa deve veicolare allo spettatore? Ma il cinema, ognuno ci prende quello che vuole, ci sono tanti diversi modi di fare cinema, c'è il cinema più intellettuale, più cerebrale, c'è il cinema più emotivo, che si fonda più sull'emozione da trasmettere allo spettatore. Ci sono i registi che riescono a mettere insieme le due cose, e quindi ognuno ama il cinema che vuole. Giustamente. Ma io prima forse avevo dei gusti un pochino più cerebrali in gioventù, e ora forse sono più affezionato a un cinema più empatico, ma anche io. Però ci sono dei registi che amo da sempre, e che insomma mi accompagnano. Non ne puoi fare a meno. Insomma, che rivedo sempre volentieri. Insomma. Ho capito. Bene. Secondo stacco, io approfitterei per sentire il testo proposto da Luca, ed è Tell Me, Rolling Stones. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time is different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said you're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want
to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. Yeah. Tell me you're coming back to me. A proposito di grande cinema, ragazzi, ne abbiamo parlato due minuti fa, non possiamo non rammentare un grandissimo che è scomparso qualche giorno fa. Mi riferisco forse all'ultimo maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci. Ha lasciato sicuramente un vuoto incredibile all'interno del mondo dello spettacolo legato alla cinematografia. E quindi vi chiedo di ricordarlo come voi preferite, intorno alla persona, all'arte che ha rappresentato per tutto il mondo, qualsiasi cosa, grazie. Allora, prima cosa ti dico di Telmi, perché è importante, è uno dei film della mia vita. Ci mancherebbe, allora, Luca. Allora, quindi lo devo dire. Quindi Telmi è tratto, è uno dei primi pezzi scritti da Mick Jagger e Keith Richards nel primissimo album dei Rolling Stones del 1964, ed è un pezzo che è stato preso da Scorsese in uno dei suoi primi film, che è Mean Streets. Ed è un film importantissimo anche per come si usa le clip musicali in un film. Sarà molto importante questo modo, insomma. Mi sembra che lo vidi grazie a voi, proprio a una rassegna del Mabuse. Sì, assolutamente, è stato forse il secondo film che abbiamo fatto, o terzo, nella primissima rassegna del Mabuse del 98. Era una rassegna dedicata al cinema americano degli anni 70. Detto questo, possiamo dire due cose su Bertolucci. No, ce l'ho ogni cuore, io vi voglio sentire di qualcosa su Bertolucci. No, ricordarlo noi, cioè, possiamo fare il minimo. Cioè, possiamo fare il minimo. Già come appunto quando gli fu detto a Monicelli, presentandolo, non Bertolucci, quando fu detto proprio a Monicelli, abbiamo qui con noi il grande Monicelli, già il fatto, lui lo riprese l'intervistatore, già dicendo grande Monicelli, già lo stavano svilendo, no? Quindi per noi, certo, dire grande Bertolucci già è uno svilire, questo che, come hai detto bene tu, è stato probabilmente l'ultimo grande maestro del cinema del Novecento italiano, e che ha, per venire incontro anche a quella che è la tua idea di cinema, probabilmente ha unito una grossa maestria nell'uso della macchina da presa, nella scrittura, nell'uso, grazie alla fotografia di Storaro, in tanti dei suoi film più famosi, ha unito questo senso di autorialità del cinema con però dei racconti molto popolari. Basta pensare a Novecento, uh-huh, che è il suo opus magnum, no? Ma non solo. Bertolucci è stato probabilmente quello che più in Italia, in quegli anni lì, ha influenzato anche il cinema statunitense, della nuova Hollywood, con registi che hanno preso a piene mani dai suoi film, Ultimo Tango a Parigi, mi vengono in mente Scorsese, Hopper, tutti loro. È stata una perdita enorme, ovviamente, e come appunto Bertolucci, che veniva poi da una scuola, da Pasolini, nonostante poi se ne fosse completamente e da subito allontanato, è una perdita soprattutto per il nostro patrimonio culturale, artistico e cinematografico, no? Sì, purtroppo era un po' di tempo che non ha film, perché insomma era malato, aveva, e quindi era ridotto su una sedia a rotelle, insomma, da diversi anni. Sì, è stato un grandissimo regista, perché come diceva giustamente Filippo, è riuscito a coniugare, a mettere insieme, insomma, le tradizioni del grande cinema europeo e italiano, quindi più di impegno, più con il grande spettacolo all'americana, insomma, basta pensare anche ai film degli anni 80, Tenet Deserto, sì.
capito? E, certo, assolutamente. Ma negli anni 70 ha fatto dei film che rimangono e rimarranno, insomma, Ultimo Tango a Parigi è un film che è più di un film, si tratta proprio di quasi di un film icona del cinema, no? Per l'interpretazione di Marlon Brando con Maria Schneider, tutte le polemiche che ci sono state e che ancora ci sono. Ma poi vorrei ricordare anche Il Conformista, oltre al Novecento, uno dei pochi registi che ha preso un premio Oscar come della regia. Italiano, l'unico. L'unico, forse, sì, ora non ricordo. Quindi, ecco, a mio avviso si tratta di un regista che va a pieno titolo insieme ai nostri grandi maestri, insomma, che padri quasi fondatori del nostro cinema, Rossellini, Antonioni, Fellini, ecco, e quindi è una grande perdita. Assolutamente. Allora, siamo giunti praticamente alla fine di questa trasmissione, siete i miei primi ospiti di questa avventura. Grazie, che ho intrapreso. No, sì, grazie a voi, è stato un piacere, non vedevo l'ora di riparlare con voi, da tanto che non ci vediamo. Torniamo. Quindi, assolutamente, ora che... Assolutamente. Ricordiamo l'appuntamento di domani. Sì, velocissimamente. Per i prossimi tre giovedì rassegna sui film persi e ritrovati di Orson Welles, si parte domani sera con l'esordio di Thomas Johnson, poi il 9 dicembre sarà la volta di Mr. Arcadi in rapporto confidenziale, un noir europeo di Orson Welles, molto bello, con una trama fittissima e molto wellsiana, barocca, molto bello. E concluderemo con il non finito classico di Orson Welles il 16 dicembre, che è il suo Don Quixote, tutti proiettati in versione originale con i sottotitoli in italiano. Benissimo. Giovedì 21:30 al Cinema Terminale. Secondo spot di Coming Soon, mi dicono dalla regia, no, possiamo mandare il terzo contributo. Grazie del regalo, quindi vi regalo il testo da me scelto, che è fa parte della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, e quindi buon ascolto.
Ciao, alla prossima.